23 le qualifiche dalle 13:30 e poi domenica la gara dalle 13:15 e speriamo insomma che davvero questi segnali di ripresa da Ferrari vengano confermati in questo Gran Premio. Abbiamo visto, come dicevo prima, lo striscione, la gente invita Ibrahimovic a restare. Ieri sera Moratti ha detto adesso godiamoci la serata, la festa, eccetera, poi per il futuro vedremo. Quindi non ha smentito seccamente tutte le voci che ci sono adesso su Ibrahimovic, mentre sale l'urlo della folla di Santiago. Io lo farei ascoltare. Al centro del campo, almeno mi sembra di intravederlo lassù, è proprio lui, ecco qua Paolo Bonolis, e tutti vogliono festeggiare con l'Inter questa sera. Stavo dicendo appunto di Ibrahimovic, insomma staremo a vedere come andranno le cose in sede di mercato, se l'Inter riuscirà a resistere alle pressioni che arrivano dai grandi club e soprattutto se riuscirà a resistere lui, Ibrahimovic, giocatore fondamentale e indispensabile, è quasi giocatore straordinario per i gol che ha fatto, ma soprattutto per la sua capacità di accentrare su di sé il gioco offensivo e di riuscire a coniugare la grande forza fisica che lui ha con una tecnica, una delicatezza di tocco veramente straordinario. Qui abbiamo evidenziato due dei gol che ha fatto quest'anno, ne ha fatti di fantastici, guarda come si porta addosso tutta la difesa avversaria, poi un tocco sotto di sinistro, non è neanche il suo piede, Svone. È vero che a questi livelli un gol straordinario, ma lui ha una sensibilità dei piedi enorme, veramente un talento pazzesco, quindi quest'anno l'ha dimostrato in pieno. E poi lui ha questa voglia di incidere, la forza, qui si sposta il pallone all'interno dell'area di rigore, lascia partire un tiro, il portiere lo vede anche partire ma proprio non fa in tempo a raggiungerlo, guarda con che velocità esce il pallone dal suo piede. Ha migliorato tanto nelle conclusioni, proprio nella precisione del tiro, si calma bene prima di tirare, prende il tempo giusto e tira bene. Ecco, è un Inter che non può prescindere da Ibrahimovic il prossimo anno, anche perché l'ambizione sicuramente di tutti è proprio quella di vincere la Champions League, e allora se Ibra se ne va da un'altra parte, se ne va probabilmente a queste due squadre che saranno protagoniste della finale di Roma. Ricordiamo tra l'altro tutti gli appuntamenti, la finale tra il Manchester e il Barcellona, sono due squadre che vorranno acquistare Ibrahimovic probabilmente. Qui abbiamo appunto il giorno della finale, prima abbiamo intravisto uno speciale, poi attenti a quei due con Rossi Diali, probabilmente ci sarà anche una sorpresa all'interno del programma. Quindi Ibrahimovic per continuare a vincere, ma per non darlo sicuramente alla concorrenza. Ma non andrà via, esatto. L'ha dichiarato lui, ha detto che vincerà tutto con l'Inter l'anno prossimo, quindi cioè, quella è la sua dichiarazione e quella è la verità. Senti, questo è Paolo Bonolis, a lui il compito di declamare la formazione, sentiamo. Mi sembra sono tutto a San Siro con lui, se c'era bisogno di una conferma, questa conferma è arrivata con il grido dello stadio, con il grido dello stadio. Volevo chiedere a Boban, che ha vissuto invece il Milan per tanti anni, c'è un senso di frustrazione adesso tra i milanisti molto forte, soprattutto anche perché questo scudetto è arrivato grazie ad una sconfitta del Milan? Ma credo di sì, perché il Milan non è migliorato in nulla, anzi non avendo la Champions League ci si aspettava di più e non l'ha dimostrato, quindi sicuramente la frustrazione c'è, abbastanza palpabile. Questa è una vittoria che dà una grande spinta per il futuro. Di che cosa ha bisogno l'Inter del domani? Di pochi ritocchi o di una rivoluzione? No, rivoluzione rivoluzione assolutamente no, poi non sarebbe in ogni caso questa la serata per affrontare un discorso di questo tipo. No, io credo che abbia bisogno di qualche ritocco, ma mi sembra che nelle dichiarazioni di Mourinho degli ultimi giorni si sia abbastanza intravisto quello che è il suo programma e quello che la società sicuramente appoggerà. Ma Mourinho avrà voglia di fare un calcio diverso? Ma io credo proprio che abbia voglia, perché se ti ricordi la sua dichiarazione dopo essere usciti con la Champions contro Manchester, ha detto che capisce cosa
serve alla squadra per poter competere con quelle squadre lì, che erano quattro giocatori, ti ricordi Alessandro? Quindi lui da solo capisce che bisogna acquistare per poter competere ancora sui livelli più alti. Qui il frastuono davvero alto, ancora abbandoniamoci ai rumori di sentire all'entusiasmo della folla, sentiamo. Qui c'è lo show di Paolo Bonolis. Ho parlato prima di un processo di identificazione della gente con José Mourinho. Queste sono le classiche feste dove partecipare è importante, perché ci si sente partecipi di un grande progetto e di una grande conquista. Di un grande evento prima di tutto, no? Perché comunque il tifoso di qualsiasi squadra vuole essere presente nel momento in cui si consacrano le vittorie. Questa è una giornata come quello. Sicuramente c'è anche quello che dici te, prospettive future. Perfetto. Adesso noi siamo vicini a una partita che è quasi un dettaglio, direi più che un dettaglio, il Siena lo abbiamo appena nominato, però ci sono 90 minuti da giocare, probabilmente anche ci divertiremo in questa gara che l'Inter giocherà in maniera spensierata, così come il Siena e il suo bravo allenatore Giampaolo. Il Siena ha fatto un bellissimo campionato, ma questa sera non vorrà fare soltanto semplicemente lo sparring partner, immagino, cioè vorrà giocare anche perché il palcoscenico è importante. Palcoscenico è importante, la squadra è forte, comunque è molto organizzata, perciò l'Inter dovrà badare all'avversario. E tutti i complimenti anche a Giampaolo, a parte anche te. Stasera tutti i complimentoni. Giampaolo è uno degli allenatori sul mercato in questo momento, in questo valzer delle panchine di questo fine stagione, ma è un argomento che non interessa questa sera. Questa sera interessa soprattutto la festa dell'Inter, che proseguirà però dopo la partita tra Inter e Siena. Mentre sale l'inno dell'Inter, vi lascio a queste note e poi dopo Inter-Siena un ampio post partita per fare discorsi della notte, ma fare discorsi anche del domani, del futuro. E sarà bello, immagino, per tutti gli interisti cominciare a progettare il futuro, un futuro che sicuramente sarà legato ancora ai successi in Italia, ma che allargherà certamente lo sguardo in Europa. Guardate le facce sorridenti della gente, la voglia di cantare, la voglia di stare insieme. Uno stadio dovrebbe essere sempre così e non soltanto in occasione delle celebrazioni. La danza del popolo nerazzurro, i colori, gli striscioni e la musica. Vi lascio a queste immagini e poi Inter Siena, Super Spot. Le vittorie che toccano l'anima sono quelle dell'ultimo minuto, ma quelle che contano di più arrivano naturalmente, conseguenza logica di una supremazia schiacciante, come quella dell'Inter, che domina da anni il nostro calcio. Ieri il presidente Moratti ha dedicato il titolo al papà, andare a dormire dopo aver vinto, consapevole che tuo padre, del quale hai voluto seguire le orme, sarebbe orgoglioso di te, nel giorno del tuo compleanno. Ci sono cose che non hanno prezzo. Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Inter Siena, la grande festa. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Dopo aver vinto ieri sera per la sconfitta del Milan a Udine nel suo 17° titolo, quarto consecutivo, terzo sul campo, l'Inter si presenta alla partita di oggi contro il Siena per far divertire la tantissima gente che è venuta allo stadio a festeggiare. C'è ancora qualcosa da dire? Per esempio Ibrahimovic all'inseguimento del titolo di capocannoniere, che secondo me vuole fortemente vincere, a due gol dalla vetta. Vuole vincere per dimostrare di essere stato decisivo, come forse non era stato negli anni passati. Negli anni passati già lo era stato decisivo, e quindi il massimo possibile per lui al termine di una stagione strepitosa, dove si è dimostrato lui con tutto il gruppo dell'Inter, Beppe, assoluto dominatore del campionato. È il giocatore più dominante nel nostro campionato, Fabio, assolutamente. Ne parlavano prima sia Boban che Marchegiani, insomma, facendo vedere i gol che ha fatto. Ma la forza fisica attrae tutta la difesa su di sé e permette gli inserimenti dei centrocampisti, degli altri suoi compagni che lo seguono. Veramente lui è il catalizzatore del gioco dell'Inter ed è un giocatore straordinario, insomma, fa proprio la differenza. Parleremo a lungo naturalmente nel corso della telecronaca, che poi lo faranno anche Alessandro Bonan con Boban e Marchegiani nel post partita. Parleremo a lungo di quella che è stata questa stagione, ti chiederò anche di fare un po' di pagelle, quindi insomma preparati per quello che è successo in questo campionato. C'è però secondo te qualcosa dove l'Inter può ancora cambiare per poi riuscire a dettare legge anche in Europa, che è un po' quello che al momento manca?
Sai Fabio, sì, sicuramente la rosa è molto forte, basa soprattutto la propria forza secondo me sulla quantità della rosa, la forza fisica che in Italia è sufficiente, in Europa ci vuole un po' più di velocità e un po' più di qualità, quindi penso da quello che stanno intravedendo, forse non è la serata giusta adesso, che stanno già capendo dove andare a prendere, si parla di Milito, si parla di giocatori a centrocampo, di Mikel, Obi Mikel, esatto, che ti danno qualità e gioventù, e poi secondo me andare a pescare anche nel settore giovanile come hanno fatto con Balotelli e con Santon, che ci sono tanti altri ragazzi molto bravi. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre, perché le squadre stanno per entrare in campo. Il Siena recupera Ficagna, che si mette a destra, era in teoria una possibilità per Del Prete, ma invece gioca Ficagna con Portanova e Brandao centrali, un bel centrocampo, centrocampo che ha fatto benissimo con il Siena, perché non dimentichiamo che il Siena viene da una stagione anch'essa strepitosa, con davanti Calaiò e Ghezzal, che è una delle grandi sorprese. Carja è già una conferma se vuoi, Galloppa anche è una conferma se vuoi, insomma, per quello che aveva fatto già negli anni passati. Hanno pescato questo Ghezzal, che ha fatto molto bene in questo campionato, e poi ha fatto benissimo Giampaolo, ma questa non è quasi più una notizia, nel senso che Giampaolo sono ormai stagioni che in Anella successi uno dopo l'altro, successi nel senso che raggiunge gli obiettivi prefissati. Sì, perché fa giocare bene la squadra, cura molto bene la fase di non possesso, la fase difensiva, penso sia una delle migliori formazioni se non la migliore come la interpreta, e poi insomma non rinuncia mai a giocare, sempre una squadra che cerca il risultato attraverso il gioco, davanti ha alternato giocatori importanti, stasera gioca Calaiò con questo Ghezzal che io conoscevo già dai tempi quando giocava nella Pro Sesto in Serie C, molto veloce, rapido, che ti dà profondità, i Maccarone insomma, che hanno fatto sicuramente lì davanti anche insieme a Frick una stagione importante per il Siena, ma tutta la squadra guidata molto bene da Giampaolo. La cosa direi che bisogna sottolineare della formazione dell'Inter è che, come per le squadre fortemente vincenti, ed era una cosa che da qualche anno non si aveva più per i famosi turnover, tu puoi quasi dire qual è la formazione titolare dell'Inter, perché al di là delle assenze per infortunio, la formazione dell'Inter più o meno è stata sempre quella, insomma, c'è Sanetti a destra stasera, magari ha giocato Santon a destra oppure Santon a sinistra, però insomma alla fine i titolari erano 13 nell'Inter, 14, non di più, centrocampo in particolare è sempre stato quello, con Figo poi nell'ultimo periodo trequartista. Hai detto la cosa giusta, il centrocampo, sempre quelli, Cambiasso, Zanetti, Muntari, Stankovic. Secondo me nell'idea, quando certo, ha fatto il centrocampo a Roma, ti ricordi la partita con la Juventus? Sì. La partita di Stankovic, veramente hanno dato una impressione di forza incredibile. La difesa sono un po' alternati, tranne uno, Maicon. Maicon va bene. Uno, gli altri, cioè l'Inter ha a disposizione sei centrali, poteva fare come voleva. E a sinistra l'esplosione di questo ragazzo di Santon, che nelle ultime partite Mourinho ha un po' accantonato. C'è clima di grande festa, ovviamente non ci sono tensioni. Andiamo a sentire allora da Stefano De Grandis e da Anna Billò come sono andate le cose in questi minuti che hanno preceduto la gara, che clima si respira lì, immagino di grande amicizia. Stefano De Grandis dopo il campo. Stefano. Beh, ovviamente abbiamo visto anche scene insomma diverse dal solito, una faccia un po' sgualcita da parte di Stankovic, un parruccone enorme per Figo, che normalmente è uno riservato e molto elegante, insomma scene di festa, evidentemente di festa già consumata durante la notte, e che forse toglieranno un pizzico di brio ai nerazzurri in campo, ma tutto sommato quando si sta bene, quando si ha la mente sgombra, io credo che si possa giocare ugualmente bene. Anna. Un'immagine molto bella è anche quella del Siena, che adesso si sta raccogliendo proprio qui a bordo campo, tutta in gruppo per darsi la carica. Il Siena che ha un po' nel suo destino il fatto di incrociare l'Inter nei momenti cruciali, l'anno scorso è riuscito a ritardare la festa scudetto dell'Inter, invece l'anno prima hanno visto festeggiare proprio l'Inter lo scudetto, e questa sera magari non vorranno dare direttamente la partita vinta, anzi. No, perché tra l'altro ci sono diverse cose nel campionato che nelle ultime giornate incidono, a parte quello che succedeva in alcuni anni passati, però in linea generale si dice sempre che le squadre che hanno motivazioni sono nettamente favorite, anche se magari inferiori tecnicamente alle squadre che non ce l'hanno. In questo caso alla fine la motivazione non ce l'ha nessuna delle due, perché questo risultato non cambia veramente nulla nella classifica, nessun livello, salvezza, coppe o campionato, e quindi magari riusciamo a vedere un po' di spettacolo, no? Non lo so, perché sicuramente qualcosa l'Inter ce l'ha sempre da difendere, perché è imbattuta, l'imbattibilità in campo, ma soprattutto di Mourinho, sì, perché continua a essere, partite, esatto, sì, in casa, quindi questo sicuramente ci terrà tantissimo l'allenatore, e gli altri far bella figura insomma e mettere in mostra i propri giocatori
e fare sicuramente un buon calcio come ha fatto fino adesso. Da 20 partite non perde in casa l'Inter in campionato, è pronto per l'inizio della partita che poi è un po' anche l'inizio ufficiale della festa del 17° scudetto dell'Inter. Ieri fino, possiamo dire, a tarda notte, perché alle 2 di mattina erano ancora in piazza del Duomo i giocatori dell'Inter, hanno festeggiato. Mourinho ha detto: avrei preferito festeggiare proprio domani sera, cioè stasera, dopo la partita, però ho capito anche i giocatori che hanno avuto una specie di permesso ufficiale e specialissimo per andare a festeggiare in mezzo ai loro tifosi. Difatti i tifosi se lo meritavano sicuramente, perché io mi ricordo gli anni che hanno sofferto tanto e adesso stanno godendo e se lo meritano. Galloppa, Brandao, Muntari di forza, però con un fallo, calcio di punizione, il pallone era terminato a Balotelli, calcio di punizione dunque per il Siena. È pronto a battere Codrea, che è un giocatore di cui si è sempre parlato poco, ma che invece il supporto a centrocampo lo ha dato fin da quando giocava a Piacenza, sempre nelle sue squadre. Non è vero, è sempre un uomo d'ordine davanti ai due difensori centrali a far giochi, i flussi passano tutti da lui in questo Siena, sempre molto, molto ordinato. Vergassola cerca l'apertura, prova a fare il movimento in qualche modo, ma senza trovare però un varco. Ghizzal, la rimessa laterale sarà per l'Inter. Ibra gira di testa per Stankovic, sul pallone allontanato di testa ancora Muntari, poi Chivu. Non parleremo di mercato oggi perché non è il caso neanche di rovinare l'umore magari dei tifosi dell'Inter. Quello che conta è la squadra che adesso è in campo, e quello che conta è che la società vuole ulteriormente rafforzare. Rimessa laterale per il Siena, mentre Samuel, un altro che ha giocato uno straordinario campionato considerato che veniva dall'infortunio dell'anno scorso al legamento del ginocchio, è riuscito a toccare in fallo laterale. Colpo di testa tentato da Calaiò e palla alta sopra la traversa. No, Samuel ha fatto sicuramente molto bene, punto di riferimento importante quando è entrato lui lì a sinistra, poi non ha perso più il posto, ha giocato sempre con grande continuità. Si sono alternati magari altri giocatori vicino a lui come Burdisso. C'è stato un momento dove Cordova è andato un po' in difficoltà, poi giustamente si è riconquistato la sua posizione. Dopo Bergamo. Ha giocato Chivu centrale insieme a Samuel, insomma Materazzi, ha giocato in tanti in quel ruolo, perché l'Inter lì veramente ha tre giocatori per ruolo, insomma sono in sei difensori centrali. E il Siena ancora che prova a farsi vedere, chiede palla per Gassola ma si ricomincia da capo, Codrea allarga il gioco. Al centro sempre Calaiò, c'è l'intervento deciso di Muntari che mette il pallone forse in fallo laterale, almeno così pensavano i giocatori del Siena, invece la rimessa laterale per l'Inter. Chivu, Samuel messo un po' in difficoltà sulla pressione del Siena, Portanova, la palla è per Carja, buono il pallone per Galloppa, cerca l'inserimento, poi arriva Calaiò, Giulio Cesar, strepitoso ancora una volta. Sì, ancora una volta, vedi, tutto nasce da un intervento fatto molto bene di testa di Portanova, perché ha dato una capocciata incredibile e subito ha messo in moto i due giocatori d'attacco. Qui riesce a calciare molto bene, non riesce a tenerla bassa però Fabio, per mettere in difficoltà Giulio Cesar. Calcio d'angolo ancora per il Siena, si fa vedere Portanova come al solito in area di rigore, lui è molto pericoloso in questa occasione, il calcio d'angolo però non è granché, lo mette fuori Javier Sanetti senza problemi. Esiste ancora il Siena, Carja, ancora Carja. Fu l'uomo che mise in difficoltà l'Inter di Mancini lo scorso anno con il suo gol del pareggio, poi l'Inter sbagliò un calcio di rigore e la Roma si avvicinò e arrivò all'ultima giornata a essere campione per mezz'oretta, prima poi dei due gol di Ibra a Parma. Palla ancora verso l'interno dell'area di rigore, ha toccato Cordoba che poi non trovava più il pallone, Javier Sanetti fa prima di tutti, cerca Figo che prolunga, buona pressione del Siena in questo avvio. Dopo il tocco di Del Grosso ha aperto tutto Brandao. Ghizzani, cercato Vergassola, ha trovato Muntari. La rimessa laterale è proprio per il Siena, l'ultimo tocco è di Sulley Muntari. Rimessa in gioco ancora per il Siena, cercato Calaiò, riesce a toccare in qualche modo il pallone, facile però per Javier Sanetti, cambiasso, Sanetti, pressione di Calaiò, pressione anche di Galloppa, Samuel, con calma per Chivu, bello atteggiamento quello del Siena, Samuel, Vergassola in pressione e ancora rimessa laterale per l'Inter. Sì, si è messo a fare un pressing molto alto sui 25 metri la linea difensiva dell'Inter, che fa fatica a far girare palla perché sono tutti molto ben pressati, quindi diventa difficile trovare l'uomo libero.
e non vogliono buttare la palla lunga. Secondo me invece dovrebbero farlo, trovare Ibrahimovic. Figo attaccato da Karjak, gli porta via il pallone solo per un attimo. Figo ancora, grande il suo pallonetto su Del Grosso, si va a vedere ancora Figo, c'è Ibrahimovic servito, uno contro uno di Ibra, recupera Karjak, Ibra fino in fondo, il pallone basso, si era inserito con i tempi giusti come al solito Stankovic, la rimessa laterale sarà per l'Inter. Stankovic che gioca dietro la punta, che si inserisce sicuramente sempre con i tempi giusti, e Balotelli che rimane più largo a sinistra. Cambiasso, Muntari, Samuel, cambia tutto per Figo, potrebbe metterla dentro di prima, invece controlla, uno contro uno di Figo, ancora il traversone deviato, Curci tiene il pallone in campo. Figo voleva forse il calcio d'angolo, vediamo, secondo me forse riesce a tenerla dentro. Non è mai uscito il pallone. Esatto. Ricordiamo che il pallone, anche se tocca solamente un pizzico di riga, è da considerarsi sempre in campo, e se è gol, il fatto di toccare la linea annulla la possibilità di concedere la segnatura. Balotelli, Muntari, Stankovic, corridoio per Ibra, dentro ancora il suggerimento per Balotelli, grande palla di ritorno, un po' larga, Ibrahimovic in area di rigore, cross basso, Curci approssimativo, se la cava comunque insieme. Calcio di punizione, Mergonzi ha chiamato punizione per il fallo di Stankovic, qui l'1-2 con Balotelli che dà di nuovo palla a Ibra, Ibra la mette forte e tesa, Curci non benissimo, se la cava poi con l'aiuto di Jardim Gonçalo Brandão. Sì, poi c'è un intervento un po' duro di Stankovic, evidentemente va a chiedere scusa, però hanno combinato molto bene, quando Balotelli stringe la posizione può combinare con Ibrahimovic, hanno le qualità per poterlo fare, l'hanno fatto molto bene. Fallo di Calaiò su Cordoba, calcio di punizione per l'Inter. Chiede scusa Emanuele Calaiò, che nel 2005 sembrò vicino all'Inter. Calaiò che tra l'altro è stato compagno di squadra del fratello di Giampaolo, che è stato suo compare di nozze anche a Pescara. Sì. No, compare di nozze credo sì. Pallone rinviato da Giulio Cesar. Colpo di testa che trova impreparata la difesa del Siena, ha sbagliato il controllo Ficagna, Balotelli va subito con il tacco a cercare Chivu, palla un po' arretrata, Chivu di nuovo da Super Mario, e traversione di Balotelli con Curci che lascia scivolare il pallone sul fondo. Hai visto subito con la sovrapposizione di Chivu, ma appena la palla è arretrata la difesa del Siena è salita molto bene sulla linea dell'area di rigore mettendo in fuori gioco, anche se il pallone poi era lungo, ma mi piace vedere come si muove la linea difensiva del Siena, mai statica, sempre mobile in funzione del pallone. Il rinvio profondo a cercare Ghizzal che prolunga di testa per Calaiò, uno scivolone per un attimo di Samuel che ritrova bene la posizione, poi sgangherato il rinvio di Cordoba, ancora Calaiò, ancora Vergasso a saltare di testa, riesce a portare via il pallone all'avversario, Chivu raddoppiato in marcatura, Chivu addirittura, Balotelli all'indietro, Muntari con il petto, grande calma dell'Inter, Cordoba, Muntari, Cordoba cerca la profondità, trova solo Portanova, buono il controllo, il secondo più che il primo, poi sul rilancio profondo nessun problema per Giulio Cesar. Per le pagelle di fine anno aspettiamo la fine della partita, che dici? Sì, no, perché stavo guardando il Siena, no, su questo rinvio di Giulio Cesar, che si schiera non con un 4-3-1-2 ma è proprio, Fabio, un 4-1-4-1, perché la posizione di Karjá è tutto a sinistra, sì. Ghezzal dall'altra parte è l'unica punta, con Kodrea che rimane davanti, che fa l'uno. Poi quando prende palla ovviamente alza le due ali, cioè Ghezzal e Karjá in questo caso. Così copre molto bene il campo, se devono fare delle combinazioni centralmente ha sempre un uomo a protezione davanti ai due difensori centrali, però devono essere bravi i due esterni, sia Karjá che Ghezzal, a proporre gioco, perché sennò in profondità non ci arrivi mai sfruttando solamente Calaiò. Abbiamo visto il fallo su Calaiò che adesso gira di prima benissimo per Galloppa, buono l'inserimento e buono anche quello che è evidentemente uno schema, Galloppa cerca il traversone arretrato, Vergasso la scivola, Muntari cerca l'apertura per Balotelli, preso in controtempo, ancora il Siena che prova a farsi vedere, Ficagna centrale per Vergassola, buono l'inserimento ancora di Galloppa, bel giocatore Galloppa, corre ancora per Vergassola che cerca di cambiare gioco, Karjá, grande controllo di tacco, attaccato da Javier Sanetti, tiene il pallone in campo Karjá ma poi lo prende Cambiasso e allora i due scherzano poi lì sul fondo del campo, possibilità di contropiede per l'Inter con Muntari,
Ibra, controllo di Ibra che accelera, Ibrahimovic si allunga un po' il pallone, è stato bravo Portanova a capire che il pallone se l'era allungato, a fermarsi e a fermare l'avversario. E anche secondo me è stato bravo anche Ibrahimovic a fermarsi, potevano andare in un contrasto duro. De Grosso, Codrea, Vergassola, Ghezzal cerca la sovrapposizione, Ficagna, Ghezzal aspetta che arrivi, eccolo il pallone per lui, è pronto al traversone verso Calaiò, ha messo fuori ancora Samuel. Muntari, Balotelli, Figo, di profondità per Ibra, arriva dalla copertura di Brandao che ricomincia da capo. Vergassola, l'Inter cerca di giocare, è un 4-2-3-1 perché vedi come stanco c'è alto vicino a Ibrahimovic, in Balotelli da una parte e Figo dall'altra, però non sempre molto ordinati perché si scambiano le posizioni, Balotelli a destra e a sinistra e anche Stankovic, vedi in questo momento è Figo che fa più il centrale, Stankovic dall'altra parte. De Grosso cambia tutto, cerca la parte opposta a Ghezzal, ha trovato il colpo di testa di Chivu, ci sarà rimessa laterale ancora per insieme. Portanova, non c'è nessuno che si liberi, ancora lui, Codrea, galloppa a sinistra del Grosso, arriva sulla sovrapposizione, lo guarda Karja, Karja punta l'area di rigore, vorrebbe 1-2, palla di Calaiò allargata proprio per Del Grosso, il traversone di Del Grosso sul secondo palo, c'è fuori gioco, calcio di punizione, però un Siena che sviluppa sempre bene la manovra. Anna Billò da Bortocampo, Anna, adesso andremo da Anna Billò, ecco il fuorigioco già di Del Grosso prima del traversone, andiamo ancora da Anna Billò. Anna, fanno esattamente quello che chiede Giampaolo, ossia a Carja di stare largo sulla sinistra e poi di proporsi in mezzo per cercare l'1-2 veloce. È pronto il rinvio Giulio Cesar, colpo di testa di Ibrahimovic, Stankovic, Muntari, Chivu, Muntari, ancora Muntari, Stankovic, Cambiasso, cerca l'apertura, arriva Balotelli, mette giù benissimo Balotelli, tiene il pallone in campo, però Del Grosso non molla, c'è calcio d'angolo per l'Inter, vi ricordo che la partita è anche in HD, se ce l'avete, canale 207. Sì, questi cambi di gioco sono importanti, molto intelligentemente Cambiasso ha cambiato per Balotelli che ha domesticato una palla molto difficile perché era molto alta, però le qualità tecniche di questo ragazzo le conosciamo. Calcio d'angolo affidato a Figo. Palla battuta verso l'interno dell'area di rigore, uno strano colpo di testa di Codrea che non colpisce bene, da di nuovo calcio d'angolo all'Inter. Ibra, Balotelli, Samuel, Cambiasso. Palla sul secondo palo, è saltato bene Samuel. Javier Sanetti, Cambiasso, Muntari, cerca un corridoio centrale che non trova, un po' disattento, un po' deconcentrato su questo pallone, galloppa, lo recupera Stankovic, l'apertura è per Karja, uno contro uno di Karja, doppio passo, ancora Karja, lo contiene, lo ferma Chivu che era rimasto lì dall'occasione precedente, cioè dal calcio d'angolo, era andato a occupare la fascia non di sua competenza inizialmente, ancora galloppa per Karja, traversone deviato e prova a ripartire Balotelli, il tocco è per Ibrahimovic, grande protezione di Ibrahimovic sul ritorno di Ficagna, accelera ancora Ibrahimovic, rientra sul destro, prova ad andare via, grande Ibra e poi la palla dentro senza che nessuno possa intervenire. Eh sì, perché è difficile, lui ha fatto tutto molto bene, poi voleva il taglio dentro di Balotelli o di Figo, ma sono rimasti fermi perché poi la linea difensiva si muove sempre molto bene, se si fossero mossi in anticipo sarebbero andati in fuorigioco. Fabio gioca con gli sci ai piedi, il 47, e li muove come muovono le ballerine le loro scarpette, è incredibile. Incredibile la facilità, che la sensibilità che ha nei piedi questo giocatore. Muntari, Samuel, un tipo di giocatore che stravolge anche qualche luogo comune, no? Già da qualche anno il luogo comune dei giocatori alti non bravi tecnicamente è finito,
ma anche quello del piedone. Milani si diceva che i grandi calciatori avessero 38 o 39. Ormai non ce l'ha più nessuno quel piede. No. Sono cambiate le dimensioni. Balotelli, Ibra lascia scorrere, Stankovic troppo lungo per Balotelli. Ibra si sta divertendo e fa divertire. Sì, ancora una volta molto bravo, perché vedi, Balotelli rimane sempre molto largo. Qui cerca un dai e vai, finta, e la palla di Stankovic doveva essere più precisa. Uno come con le qualità di Stankovic, difatti lui si rammarica per questa giocata sbagliata. Sarebbe stata veramente molto molto bello vedere poi la conclusione dell'azione. Dopo il rinvio di Brandao, stacca di testa Samuel. Balotelli cerca la profondità, troppo lungo il pallone, e se la prende anche un po' con Ibrahimovic. Balotelli, ma era difficile qui, palla scoperta, e visto come sono scattati subito indietro i due difensori centrali a togliere lo spazio al passaggio lungo. Chivo prolunga e mette direttamente in fallo laterale per evitare l'inserimento di Ghezzal. Rimessa in gioco ancora per il Siena. Se ne sono andati 16 minuti nel corso di questo primo tempo. L'Inter campione d'Italia per il 17° anno, per il 4° consecutivo, terzo sul campo, sullo 0-0 contro il Siena. Chiede palla a Portanova, vuole ricominciare da capo, poi si affida al lancio lungo. Calaiò che sta lottando lì in mezzo, buono il suggerimento per Bergassola, di nuovo il pallone per Calaiò, si gira con il sinistro. La seconda conclusione tentata da Calaiò, la prima, quella parata da Giulio Cesar, è stata più pericolosa. Matteo, con questo sistema di gioco Siena ha bisogno di una prima punta forte fisicamente come Calaiò, perché la devi cercare. Vedi, prima sulla palla alta di testa ci è arrivato, qui l'ha controllata di petto, giocato dietro, poi è tornata subito dietro. Se ti stacchi leggermente come ha fatto Cordova, lui calcia subito in porta. E non è male il parco di attaccanti del Siena, se considerate Frick, che non c'è adesso, infortunato, poi però anche Amoruso, Maccarone, cioè un reparto attaccanti di buona fattura e soprattutto di ottima capacità realizzativa. Sanetti all'indietro, Cordova al rinvio, ancora Ibra che lascia scorrere le sue spalle, Brandao la mette profonda, c'era fuori gioco di Calaiò, colpo di testa di Samuele, Codrea di prima, galloppa, ricomincia da capo Del Grosso, ancora in verticale per Carjà, arriva galloppa, ancora Carjà, prova a rientrare, sempre lui, cambia tutto, colpo di petto di Chivo all'indietro per Giulio Cesare. Stefano De Grandi sta a portacampo. Stefano, viene in mente un clima festoso, si può pensare che qui in panchina si scherzi un po' di più, invece Mourinho non ha mai mollato la sua grinta, qualche urlaccio per Balotelli, dal quale vuole che si faccia dare molto spesso la palla, ma soprattutto che continui, anche quando sbaglia il passaggio per Ibra, continui e vada a pressare. Arriva attraversione di Ficagna su buona azione del Siena con Ghezzal che lo aveva liberato al cross. Nessun problema per Giulio Cesar, che chiede scusa per il rinvio precedente che era stato sbagliato. Chivu. Javier Sanetti. Cambiasso. Giulio Cesar. Cerca la profondità. Stacca di testa Figo, Ficagna lo ha chiuso, Portanova in profondità, Ghezzal contro Chivu, alla meglio Cristian Chivu, poi Montari, Samuele, Cambiasso, Javier Sanetti, poco impiegato quest'anno lì a destra, solamente in questa parte della stagione, anche perché ha visto un piccolo calo di Santon. Mourinho, Figo in area di rigore, chiuso però da Portanova che toglie il pallone con grande scelta di tempo. Perché prima aveva sbagliato nettamente Ficagna, andare sul cambio di gioco, non ha scelto bene il tempo e Figo si era involato nell'uno contro uno centralmente. Portanova è stato molto bravo. C'è fallo di Samuele, il secondo da dietro, questa volta su, ancora una volta su Calaiò, calcio di punizione, però siccome è la seconda volta che lo colpisce così, l'arbitro gliene dice due. No, secondo me l'altra volta, è già due falli che fa in questa maniera, l'altra volta però gliel'ha fatta Cordova da questa parte. Però lo stanno marcando decisamente. Tutte e due le botte lui. Sì. Calcio di punizione per Portanova, che cerca la profondità, stacca di testa Calaiò, Cordova bravo. Carcià, gioco pericoloso forse di Balotelli, c'è comunque rimessa laterale per il Siena.
con le mani del grosso, vuole farsi vedere, galloppa, poi arriva Carja, del grosso, Bergassola, Portanova, Brandão. Una storia stranissima su Brandão che poi vi racconterò, che lo lega a filo doppio a Mourinho. Pallone controllato ancora da Ghezzal, chiuso da Kivu, bel duello da quella parte. Samuel, Kivu, preso un po' in controtempo, riesce però a liberarsi del pallone, lo dà in profondità dove attende Codrea. Occhio a galloppa che si gira e calcia subito Giulio Cesar. Ora però il gioco del Siena è anche abbastanza elementare, Fabio. Quando non la palla uno dei due centrali sembra cambiare gioco, soprattutto dalla parte dove c'è Kivu a trovare Ghezzal, dall'altra parte Portanova cerca Karja e poi da lì si sviluppa l'azione sempre con grande qualità, perché poi ci sono semplici centrocampisti che vanno ad accorciare e poi riescono a sviluppare bene l'azione. Stankovic, Balotelli, Ibrahimovic, Cambiasso. Stankovic che cambia a memoria, splendido pallone per Figo, uno contro uno di Figo su Ficagna, 1-2, ancora Figo, non ci arriva, rimessa laterale. Vi dicevo di Brandão, che ha fatto l'esordio da difensore centrale quest'anno proprio contro l'Inter di Mourinho. All'andata, sì. L'esordio in A, portoghese, contro il Porto di Mourinho nel 2003. L'esordio in Inghilterra, nella stagione 2005-2006, con il Charlton, contro il Chelsea di Mourinho. Fa ridere questa cosa. Gli porta bene Mourinho. Sì. Evidentemente sono legati a filo doppio il portoghese e Mourinho. Cambiasso, Figo, dentro il pallone per Ibrahimovic, uno contro uno di Ibrahimovic in area di rigore, ancora Ibra, sinistro con Curci che mette in calcio d'angolo. Ibra quando prende la palla, soprattutto quella è la sua posizione preferita, quando riesce da quella palla a prendere e lì ti va sempre a puntare, può andare via centralmente come aveva fatto con la Lazio. Come lì il difensore aveva sbagliato concedendogli il destro, qui l'hanno mandato sul mancino e Curci ha parato. Solido mucchio in aria, Cambiasso, Cordoba, Ibra, Samuel, secondo palo Curci con una mano sola. Ibra di forza palleggia un po' e poi la dà a Kivu. Kivu temporeggia perché si era mossa bene la difesa del Siena, ma ha messo tutto in fuorigioco. Javier Sanetti, Samuel retrocedendo, Muntari attaccato da Vergassola, allarga il gioco ancora per Kivu che è rimasto lì con la solita dal calcio d'angolo. Attenzione che è un po' scoperta l'Inter da questa parte. Karja slitta ma tiene, poi apre dalla parte opposta, si è fatto vedere Ghezzal, va a rimorchio anche Vergassola, Ghezzal per lui, centrale il suggerimento per Calaiò che tagliava, colpo di testa di Codrea, il ritorno di Balotelli. Javier Sanetti, Balotelli interrompe, galloppa, poi Stankovic, Karja, galloppa, De Grosso, Brandão, arriva del Belenenses, dove non l'avevano fatto giocare nell'ultima stagione a Belenenses perché era in scadenza di contratto e non rinnovava, l'ha pescato Girolin, che ricordiamolo è stato uno che ne ha pescati tantissimi anche per l'Udinese quando lavorava per l'Udinese, era il responsabile di quel grande settore con tutte le televisioni e le parabole collegate da tutto il mondo, vedevano 100.000 cassette e alla fine sceglievano i giocatori anche da posti improbabili. È stato il grande successo dell'Udinese di questi anni. Sai chi vedeva tutte le cassette? Barbadillo, te lo ricordi? E come? Geronimo Barbadillo. Portanova, Codrea, Del Grosso, ha aperto un ristorante poi Barbadillo, se non sbaglio anche lì. Non sbagli. Pallone aperto per Karja, colpo di testa e arriva la chiusura di Cordoba. Balotelli, c'è rimessa laterale ancora per l'Inter, l'intervento di Del Grosso è stato decisivo. Con le mani Javier Sanetti, ogni volta che va vicino a un settore dello stadio Sanetti si prende la sua reazione di applausi. Cambiasso che cambia, si è completamente scordato del pallone, Kivu che non aveva visto partire il passaggio, possibilità per il Siena con Bergassola che si inserisce con i tempi giusti ma era sbagliato il passaggio di Ghezzal, perso una buona opportunità il Siena. Samuel, c'è un po' di svagatezza in qualche giocatore dell'Inter. Sì, anche lì Kivu ha visto il cambio di gioco, insomma pensava intervenisse il proprio compagno, vedi qui
pensava Samuel ed era già partito. Se n'è andato proprio. Invece qui lui non, il primo controllo di Gazzal non è stato perfetto, che la palla non l'ha messa a terra, gli rimbalzava e dopo nel passaggio è stato impreciso. Ibra, giocata, Muntari, va dentro come un treno Stankovic. Grande chiusura di Brandao che ha letto benissimo il tempo. Sai, quando attacchi lo spazio così come sa fare Stankovic con i tempi giusti, poi o Ibrahimovic o Balotelli, lo stesso Figo, la palla te la mettono. Bravo Brandao. Figo deviato. Non granché in via di Gezzal. Muntari. Ibra la mette giù con il petto. Un po' defilato Ibra. Vediamo cosa inventa. Gioca con la suola, non c'è spazio, ricomincia, poi alla fine mette un pallone arretrato che riesce a controllare Balotelli. Chibu. Sanetti. Chiuso l'indietro il Siena a protezione del risultato in questo momento. Chibu. Cerca il traversone per Balotelli che era in fuori gioco. Calcio di punizione per il Siena. Sono curioso di vedere questa giocata, perché sicuramente il collaboratore era in linea perfetta, adesso lo vediamo proprio al limite, Fabio. No, ma sì, un po' al di là però. Infatti, sembrava, una parte del corpo. Sì, ma appena in diretta non aveva avuto questa sensazione. Sì. È una buona chiamata, sì. Comunque, perché era leggermente in avanti. Leggermente. Si è fatto in testa una partita di Trivial Pursuit Balotelli, l'hai visto? Con tutti i triangoli. Ho visto. Galloppa. Del Grosso. Sanetti. Riesce a trovare il varco per Stankovic. Torna sul pallone Stankovic, di tacco per Sanetti. Una straordinaria stagione anche quella di Dejan Stankovic. Calcio di punizione per l'Inter. Sì, quando Mourinho si è... ha capito che col 4-3-3 non poteva giocare, si è messo a giocare a Roma come giocava l'Inter di Mancini e Stankovic lì ha ripreso il suo posto. Se penso che quest'estate lo volevano dare via i tifosi della Juventus, se penso che i tifosi della Juventus non l'hanno voluto alla fine. Esatto. Pensa quanto sarebbe stato utile alla Juve, sia lì sia in mezzo al campo dove poteva anche giocare, e quanto avrebbe perso l'Inter. Codrea. Tocco centrale, Gazzal che allarga ancora per Ficani, il pallone è rimasto in campo, c'è Calaiò sul primo palo, non gli arriva però la palla perché c'è calcio d'angolo per il Siena. È pronto a battere il calcio d'angolo il Siena. C'è anche Brandao che è salito insieme a Portanova. Pallone verso Portanova sul secondo palo, fa la torre, ma arriva Figo. Javier Sanetti, non granché il rilancio con il sinistro, non è il suo piede migliore. Chivu si fa saltare sopra da Carjà, ancora Javier Sanetti. Cordoba. Stankovic cambia tutto di prima d'esterno, che bella idea che era. Muntari, Figo, aveva chiuso Ficagna, ma era splendido il pallone di Stankovic, il traversone di Figo, secondo palo, Ibra la mette dietro, arriva Stankovic, si è immolato Brandao, galloppa, Cordoba, Cambiasso, Muntari, va dentro Balotelli, Muntari prende spazio, messo giù, calcio di punizione per l'Inter. Comunque quando c'è il movimento dei centrocampisti senza palla crea sempre qualcosa. Muntari, Stankovic, che stagione ha fatto anche Muntari, decisivo con i suoi gol importanti anche contro la Juve. Qui ha toccato la palla ed era già mezzo in volo, il fallo sì, c'è, però insomma, si è trascinato è meno un po' netto, le gambe. Sì. Sì, un po' l'ha cercato lui. Sì. Però anche lui, secondo me, una buona stagione la sua. E infatti il Tottenham lo cerca a tutti i costi, eh. Redknapp lo rivuole dopo averlo avuto Portsmouth con tutte le sue forze. Calcio di punizione affidato a Chivu o a Ibra? Quella è la posizione di Christian Chivu per i calci di punizione, la sua posizione ideale, perché lui non calcia bene da vicino all'area di rigore e comincia a calciare bene dopo i 20-22 metri, che il pallone ha il tempo di abbassarsi, però va Ibra. Pensavo di lasciarsi questa punizione, Fabio, dico la verità. Classifica dei cannonieri preme.
Barriera che si è anche avvicinata, il calcio di punizione andava ripetuto. Javier Zanetti, hai fatto bene a sottolinearlo perché di prima Cordova che sbaglia un controllo, poi se la cava, altrimenti sarebbero trovati 2 contro 1 i giocatori del Siena. Balotelli la mette giù in qualche modo, vorrebbe montare ancora Balotelli, si gira, manca l'appoggio, è costretto ad andare da Chivu all'indietro. Montari, corridoio per Figo che si inserisce, chiuso però Portanova, poi arriva Ghezzal, Portanova, Vergassola, Ghezzal, Vergassola, disimpegno difficile con fallo di Stankovic e calcio di punizione per il Siena. Anche questo di farlo c'era e non c'era. Brandão, meno male che non hanno chiamato Marlon, come ti ricordi quel brasiliano che giocava al Boavista se non sbaglio. Bravo Marlon Brandão. Del Grosso, Kerja, fermato, arriva Javier Zanetti, prova a partire Zanetti, grande velocità, ancora Zanetti, fallaccio su di lui di Codrea, no, l'arbitro dice che ha preso il pallone, francamente mi sembrava non l'avesse preso per niente, posso sbagliare. Galloppa, cerca l'apertura dalla parte opposta, si fa vedere Ghezzal, prova ad arrivare Chivu, pensa che ero sicuro che l'avrebbe ammonito. Non anche a me fallo tutta la vita, assolutamente, ma come fa a non vedere un fallo del genere? Non un fallo cattivissimo, la munizione ci stava, beh, che per rimanere col piede alto non va a colpirlo, questo è fallo, la munizione, ma voglio dire che non era cattivo, cioè mi è entrato col piede al martello, questo volevo dire. Era per fermarlo, era giallo tutta la vita, giuro che se avessi preso un bagno così sarei andato all'oculista domani, perché da qua era talmente netto che... Montari. Non che voglia consigliare l'arbitro adesso per andarci, perché era magari una posizione infelice. Lasciateci anche qualche battuta, visto il clima bello, di grande festa e abbastanza amichevole della gara. Stankovic, Cordova, Stankovic, Cordova, Javier Zanetti, Stankovic, chiusura con i tempi giusti di Brandão. Ma c'è fallo su Stankovic, Fabio, sì, quando stava andando via la palla, mi sembra Galloppa da dietro è andato a ostacolarlo. C'è una standing ovation per il presidente Moratti, credo. Ne hanno ben donde i tifosi dell'Inter, ne hanno veramente ben donde. Se lo devono tenere stretto. Cambiasso, Stankovic, ieri dicevo in apertura che ha dedicato la vittoria al grande papà e mi sembra che, insomma, non è forse un caso dedicare la vittoria al papà al giorno del compleanno quando l'Inter vince il quarto scudetto consecutivo, perché vuol dire che sei entrato in quel solco di storia di questa squadra nel quale era difficile entrare, perché insomma quello che ha fatto la prima gestione Moratti, dato per intenderci, è qualcosa di straordinario, la seconda gestione Moratti lo sta ripetendo. Assolutamente, fatto bene a sottolineare, io penso che questa squadra così come strutturata, da come capisco che andranno a fare gli investimenti sul calciomercato, è destinata ancora a vincere per tanti anni, Fabio. Adesso, come ripeto, bisogna aprirsi anche all'Europa, è arrivato il momento di fare il salto di qualità da questo punto di vista. Cambiasso, il tocco per Ibra, ancora Ibrahimovic, chiuso Galloppa, Kerja, Del Grosso, palla centrale facile per Cordoba che deve toccarla due volte, poi arriva Samuel. Cambiasso, Chivu, 34 minuti 0-0. Ibra anticipato da Codrea. Vergassola. Calaiò. È arrivata la chiusura di Javier Zanetti che ha anticipato Kerja. Balotelli. Perde il contrasto con Del Grosso. C'è comunque rimessa laterale per l'Inter. E con le mani va sempre Javier Zanetti. Cambiasso. Giulio Cesar, Samuel, Cordova, Montari,
anche questa con la maglia del centenario che si fa vedere sugli spalti della tifoseria dell'Inter. Oggi sono arrivati tutti quelli che ce l'avevano con la maglia del centenario. Kershaw, buon tocco in verticale, arriva l'anticipo secco di De Wall. Samuel Balotelli vuole Ibrahimovic, ha cercato di calibrare una palla difficile in interno destro. Già la seconda volta che tenta questo passaggio, è difficile, si muovono bene e Curci poi accorcia bene quando legge la traiettoria della palla. Galloppa dentro per Calaiò, buono l'inserimento, arriva prima Giulio Cesar. Sempre attento e reattivo anche su questi palloni Giulio Cesar. Amichevolmente, ma se le dicono, non se le mandano da Balotelli e Ibrahimovic, quando uno sbaglia o l'altro, insomma. C'è un rapporto molto franco, l'ha sottolineato anche Balotelli. Ecco il fallo di mano di Del Grosso, dà anche una botta con la spalla a Balotelli, calcio di punizione e la somma delle due cose. Cordoba all'indietro per Samuel. Bisogna ripetere perché l'arbitro ha ripreso Del Grosso, non mi sembra lo abbia ammonito, ma insomma comunque gli ha detto di entrare con meno decisione. Cambiasso, Montari, apertura a sinistra per Chivu. Chiuso Chivu, forse l'ultimo a toccare, c'è rimessa dal fondo infatti per il Siena. Ancora un rinvio questa volta di Portanova. Stacca di testa Cordoba. Galloppa. Codrea, Vergassola, Galloppa, Ficagna. Ancora lui. Galloppa. Il sinistro per Calaiò, forse il sinistro in realtà era per l'inserimento di Ghezzal, è venuta fuori una cosa di mezzo. Chivu, fallo su Chivu, calcio di punizione per l'Inter. 38 minuti 0-0, l'Inter non riesce a trovare spazio perché si chiude con ordine il Siena. Sì, però anche l'Inter, Fabio, non vuole lasciare niente al Siena, anche in fase difensiva rientrano sempre tutti, si compattano sempre molto bene. Cioè, questa squadra ha costruito la classifica soprattutto, diciamo, negli ultimi anni avendo sempre la miglior difesa, Fabio. Anche quest'anno la squadra di Mourinho miglior difesa, e poi rispetto soprattutto al Milan e alla Juventus, ma soprattutto al Milan fuori casa dove ha fatto la differenza. Sì. Codrea dove andava a vincere un sacco di partite. Ha vinto 11 volte fuori casa, Fabio. Ne ha pareggiate 4 e perse 3. 11 vittorie fuori casa, è imbattuto da 20 giornate in casa, e quindi questo insomma spiega la stagione strepitosa dell'Inter. Diciamo la verità, insomma, ogni tanto bisogna anche dirlo che lo scudetto si riapre per convincersi che ci sia un po' di interesse, ma non è mai stato in discussione questo. Mai. Ibra, fallo su Ibra, calcio di punizione. Sì, forse l'unica volta quando la Juventus era arrivata vicina, sai, poi c'è fu il pareggio con il Chievo. Sì, sì. In quel momento forse insomma i tifosi juventini ci potevano anche credere, però insomma l'Inter è rimasto in testa anche quando sempre, l'Inter sempre era in calo e le altre erano in salita, quindi poi era naturale che le altre sarebbero un po' calate e l'Inter sarebbe risalita. Pronto a battere Montari, Balotelli, il calcio di punizione con Montari che attende fuori dall'area di rigore, Curci che dà le sue indicazioni, i soliti dentro. Guarda come sono disposti quelli del Siena, non marcano uomo, Fabio, si vede benissimo, guardi, due che fanno la barriera, 1, 2, 3, 4, 5 in linea e i due davanti. Tutti in fuorigioco hanno messo. La palla termina sul fondo, ma perché nessuno sarebbe arrivato su questo pallone, perché l'attacco dell'Inter è stato nettamente spiazzato da questa mossa del Siena. Dovevano aspettarselo, secondo me, difficile in questa situazione, perché di solito il difensore non sta mai così basso, sta almeno in linea con la barriera. Hai capito? Sì. Allora pronti appunto per scattare in avanti e metterli in fuorigioco. In quattro. Bella questa cosa da vedere. Sì. Samuel. L'Argentina di Passarella ci ha perso un'Olimpiade contro la Nigeria. Cioè, perché l'hanno fatta, c'era uno che arrivava da dietro e ha fatto la piena.
pallone gestito ancora da Balotelli, rimessa laterale, perché poi perché volta, se lo fai sistematico ecco, allora lo sanno, e allora poi sanno anche come usare la contromisura. Anna Billò da Protocampo. Anna, solo una curiosità, Giampaolo per dettare quel movimento è praticamente arrivato in linea con il guardaliniere alle sue spalle, quindi ampiamente fuori dalla zona lui riservata, per dire esattamente il movimento che dovevano fare i difensori. Del Grosso, Calaiò, Kerja, Brandão, il tocco ancora per Galloppa, Kerja, Calaiò, prova a mettere dentro ancora per l'inserimento di Galloppa, arriva la chiusura con i tempi giusti di Samuel per lui, Calaiò con deviazione di Cambiasso, e rimessa laterale ancora per Insieme. Quindi quando fa il movimento da uscire Calaiò, c'è subito il centrocampista che si butta dentro con Bergassola o lo stesso Galloppa. Del Grosso, palla deviata che diventa facile comunque per Giulio Cesar, che ha già riproposto e parte Figo. Chivu, Samuel, Balotelli scivola, allora Del Grosso riesce a chiudere in tempo, Galloppa, Codrea, Bergassola, cerca un pallone in verticale difficile, è stato chiuso da Muntari, Stankovic e Cambiasso, Stankovic apre poi per Figo, va in profondità Ibra, suggerimento troppo lungo per Ibrahimovic che non può arrivare sul pallone, nuova chiusura di Portanova, Codrea, Brandão, Del Grosso, Brandão, all'indietro per Curci, che ho l'impressione non forzi tanto i rilanci, forse per questo non batte lui i rilanci quando la palla finisce sul fondo. L'apertura di Galloppa, Ficagna e Ghezzal, Ghezzal arriva al traversone deviato, ci sarà calcio d'angolo per il Siena. Non spreca una palla, Fabio, perché l'Inter tenta ogni tanto di andare ad aggredire gli altri ma non riesce, non in questa partita, allora escono bene, sempre questo cambio di gioco sulla destra dove la coppia Ghezzal-Ficagna funziona bene, anche se sbagliano ultimamente sempre il cross. Solito mucchione in area di rigore, si è portato lì Ficagna, è arrivato anche Portanova che non arriva a toccare lì sul primo palo, Chivu allontana, Del Grosso vuole ancora un traversone, cerca Calaiò, anticipato da Samuel, Balotelli, Stankovic, Balotelli prova ad accelerare in profondità, Figo, Brandão tocca il pallone, l'arbitro dice che è calcio di punizione, qui lo voglio rivedere, mentre su quello di Zanetti non avevo dubbi, preso la palla, difatti poi si lascia un po' andare, difatti da questa situazione si vedeva si era visto non precisissimo l'arbitro, no, si era visto che aveva spostato il pallone, ripeto, se non lo vediamo noi da qua, calcio di punizione per l'Inter con Ibrahimovic all'interno dell'area. Si allontana Figo, secondo me adesso non fanno più fuori gioco, Fabio, perché si sono messi diversamente anche in campo, no? Sì. Lasciano Ibra in fuori gioco perché l'ultimo uomo la linea la tiene Portanova. Calcio di punizione che trova Ibrahimovic, poi Stankovic, Curci, Esteba, Cambiasso, 1-0. Quello che basta sempre all'Inter, Fabio, lo dico da una vita, un calcio d'angolo o un calcio di punizione. Sono troppo forti fisicamente da reggere per gli avversari e trovano sempre la soluzione vincente, in questo caso se lo merita tutto, Cambiasso. Io voglio rivedere il calcio di punizione perché c'era Portanova che non stava permettendo a Ibrahimovic di rientrare sulla linea. Quindi secondo me quando c'è stato il calcio di punizione, questa curiosità. Ah no, perché vedi, invece c'era Galloppa che è scivolato e è rimasto lì.
bellissima questa inquadratura di Aurelio Astori che ci chiarisce. In effetti Portanova teneva fuori Ibrahimovic, ma Galloppa è scivolato e l'ha tenuto in gioco, quindi tutto perfetto, regolare per il gol dell'Inter. Inter dunque in vantaggio in chiusura del primo tempo, gol di Cambiasso, un altro di quelli che veramente ha giocato una grande stagione di grande continuità, oltre 2800 minuti giocati per Cambiasso. E il gol numero 3 per lui. Kershaw. Un minuto di recupero. Pallone di Vergassola. Portanova. Kershaw. Cambia tutto, Galloppa dalla parte opposta, colpo di testa tentato da Ghezzal, non trovano la palla né Ghezzal né Kivu, alla fine il primo giocatore del Siena, chiuso Balotelli, l'arbitro dice che può bastare, ma ha una caratteristica un po' particolare: quando giocava in Germania prese 4 giornate di squalifica perché fece una cosa un po' strana, che lo dico testuale così come era scritto sui giornali, strizzò i testicoli a un avversario, sì, su un calcio d'angolo, sì, e prese 4 giornate di squalifica. È partito dunque il secondo tempo. Coppola si è messo, Manuel Coppola, davanti alla difesa, pallone gestito intanto da Ibrahimovic, allungato poi sulla destra, il suggerimento è uscito anche Codrea, Coppola gioca al suo posto, tanto c'è fallo e calcio di punizione per il Siena. Sì, Coppola davanti alla difesa al posto di Codrea e Jarolim largo a destra con Ghezzal a sinistra. Kershaw nel primo tempo secondo me non ama quel ruolo lì, Kershaw, perché l'ho visto poco propositivo, anche un po' indolente, perché preferisce secondo me partire dietro le due punte da una posizione più centrale. Sì, più trequartista, diciamo, esatto. Sì, proprio puro. Pallone gestito ora da Galloppa. Per Coppola dovrebbe essere la terza presenza. No, giocate molto di più in questa stagione, in realtà. È la 14ª presenza in questa stagione. Pallone in verticale, Giulio Cesar. Colpo di testa di Portanova, poi arriva il tocco di Cambiasso. Muntari. Eccolo il tocco per Coppola che prova a ricominciare da capo. Galloppa. Figo. Lotta ancora lì. Non riesce però a evitare il fallo laterale, rimesso in gioco di nuovo per il Siena. Galloppa in verticale, posizione fuori gioco di Calaio. Io ricordo, se avete decoder e televisore HD, di andare su 207 per vedere con il massimo della qualità anche questa gara. Tranquillo, Giampaolo sta osservando la gara. Il ritmo secondo me in questo secondo tempo, se possibile, è un po' calato, almeno in questo avvio. Giulio Cesar. Sì, l'Inter è andato in vantaggio, hai capito Fabio? Quindi adesso vorrà gestire il risultato. Cioè, già prima concedeva pochissimo lo spettacolo, adesso una volta in vantaggio vorrà controllare la partita, possesso palla, dove Maestra farlo sicuramente lo fa sempre molto bene, grandi qualità tecniche da parte di tutti i propri giocatori. E poi sai, davanti Ibrahimovic non si sta muovendo tantissimo, anche se adesso qui è chiamato in causa Balotelli. Ibra in fuorigioco, aveva cercato la giocata con il tacco, ma sul colpo di petto di Balotelli era al di là della linea e quindi in posizione di offside, come ha segnalato Di Fiore. Eccolo qua, calcio di punizione battuto a vantaggio di Vergassola. Calaiò. Galloppa. In controtempo Ghezzal. Allunga Javier Sanetti. Grande percussione di Sanetti. Poi l'apertura è per Ibra. Uno contro uno di Ibra. Circondato, riesce a aprire per Stankovic che scarica a destra per Figo.
surplus. Poi cross anticipato Stankovic. Vergassola. Buona partita fino adesso di Brandão. Muntari, tocco non preciso e palla in fallo laterale. Sì, comunque l'Inter quando accelera e soprattutto riesce a in due tocchi a cambiare gioco, a trovare giocatori esterni come Figo in precedenza, è sempre pericolosa. Come sottolineavi tu, attento Brandão sul primo palo, sul movimento di Stankovic. Jarolin non passa, Chivu l'ha seguito bene, Cambiasso. Stankovic, Javier Zanetti, Figo, gli è rimbalzato male il pallone. Javier Zanetti, Figo, Coppola, galloppa, corto per Calaiò che slitta, Samuel, Cambiasso. Grande apertura di Cambiasso per Montari, Ibra, dentro per Balotelli che è in posizione regolare, no, in fuori gioco. Difficile valutare la posizione di Brandão, il giocatore che centralmente secondo me poteva tenerlo in gioco. Rivediamo, avevo qualche dubbio e invece era lì. Buona chiamata, bene. Buona chiamata. Due ottime chiamate di Fiore. Stefano De Grandi da bordo campo. Stefano, per far capire la personalità di Mourinho, non c'è l'idea della passerella, a parte che adesso si è arrabbiato tantissimo per questo fuorigioco e poi non si stanno riscaldando le riserve. Di solito insomma in partite come queste si fa anche la celebrazione, lui vuole vincere e vuole mantenere la sua striscia in casa. C'è calcio di punizione intanto per il Siena, due palloni in campo, uno andrà allontanato. Portanova sale come al solito, Brandão è rimasto dietro, Ficagna invece va a saltare. C'è Ghizzal, Calaiò, galloppa, Portanova, no, non c'è Ficagna adesso. Pallone che arriva all'interno dell'area di rigore, nessun problema per Giulio Cesar, troppo alto, troppo morbido il pallone che Ibrahimovic adesso arpiona dopo il tentativo di Ficagna. Muntari, Ibra. Ibra cerca di giocare con la suola, la palla gli resta un po' sotto. Jarolin, Vergassola, galloppa, Ghizzal, galloppa, prova ad aprire per Vergassola, non era una cattiva idea sull'inserimento del centrale. Sì, ma non preciso, perché la palla ha preso troppo il giro, Fabio, verso l'esterno, doveva essere più morbida, perché l'inserimento era coi tempi giusti da parte di Vergassola. Coppola, Del Grosso, Ficagna che non riceve perché arriva Coppola prima. Jarolin, dentro, buono per Vergassola, ci pensa un po' troppo, lo ha chiuso Samuel. Non se lo aspettava di avere tutto quello spazio a disposizione. Ibra, palla di prima per Balotelli che viaggia veloce, posizione regolare, super Mario Balotelli, 2-0 col tempo giusto e davanti al portiere, non sbaglia mai Fabio, hai visto che freddezza, che tranquillità nel dribblarlo e di esterno destro metterla dentro, che talento. Talento, forza e precisione per Mario Balotelli. È partito, sembrava essere i razzi, hai visto? Molto bravo, difesa troppo statica in questo momento, si muove meno rispetto al primo tempo ed è facile per i giocatori dell'Inter trovare i tempi di inserimento giusti. Eccolo qui Balotelli e la sua capigliatura è impossibile. Fa molto ridere questo tipo di taglio, secondo me. Sono contento anche che almeno ha esultato anche Fabio. Sì, ha esultato, ha fatto vedere lo scudetto come aveva fatto vedere contro la Juve. Eccolo qui Balotelli che va via a Curci. Poi facile di esterno destro mette dentro. Vediamo se c'è la reazione del Siena che prova con Vergassola, non è riuscito l'1-2 con Calaiò. Cambiasso, Javier Zanetti. Chiede il cambio Ibrahimovic. Ah, si è fatto male Ibra. Chiede il cambio. Figo, Stankovic, Figo. Pallone ancora gestito dal Siena. Coppola. E fermo Ibrahimovic che adesso uscirà. Coppola, galloppa. Ghizzal,
del Grosso. Arriva altra versione per Calaiò che prende il tempo giusto, palo clamoroso, era splendido il colpo di testa di Calaiò che si era proprio spostato per incrociare il colpo di testa. Lo faceva Pruzzo questo tipo di colpo di testa negli anni 80. Samuele ha alzato il braccio per chiedere scusa perché si è fatto sorprendere lui, io non me ne ero neanche accorto se era lui o Cordoba, però il movimento di Calaiò è stato perfetto. Cercato Cambiasso, fallo di mano secondo me di Brandao sul controllo, riesce comunque a cavarsela. Coppola, Jarolin, galloppa, trova l'apertura per Ghezzal, va dentro Ghezzal, cerca il destro, ci vuole altro per impensierire Giulio Cesar. Buon piede prima da parte di Del Grosso perché ha messo una bellissima palla, vedi è proprio Samuel che lo perde, non lo trova, sfortunato in quell'occasione. E questo invece è gol di Mario Balotelli. Ecco Ibra che chiede il cambio, tra poco uscirà, però sembra essersi un po' ripreso, adesso corricchia, forse è solo un piccolo risentimento muscolare. Figo, Muntari, Figo, Javier Sanetti, Cambiasso, Muntari, cambia malamente gioco, ha sbagliato 3 o 4 appoggi abbastanza semplici Muntari. Stefano De Grandis da Portocampo. Stefano, adesso Mourinho sta dando la mano a Balotelli, prima c'era stato un piccolo screzio dopo il gol perché Balotelli insomma ha segnato, poi Mourinho continua a riprenderlo perché lo guida, insomma c'era stato un piccolo disappunto, poi ha continuato a riprendere ancora Mourinho e adesso gli ha fatto i complimenti. Invece prima Ibrahimovic, come dicevi, per un problema la caviglia sinistra, si è avvicinato, ha parlottato, sembrava chiedesse il cambio. Devo dirti però che nessuno degli attaccanti si sta preparando, quindi io non so se Ibrahimovic lascerà il campo. Si è un po' ripreso perché zoppica meno di prima, però è fermo adesso Ibra. Perché non è inquadrato in questo momento. È fermo ma... proprio. 15 metri in fuorigioco in questo momento. Rimessa laterale per il Siena che sta facendo scaldare Maccarone con gli altri, ma c'è tutta la panchina in piedi praticamente. Ficagna, Jarolin, Coppola, profondo colpo di testa però a liberare di Sanetti, Luis Figo, Stankovic in controtempo chiuso, Del Grosso, Coppola, Vergassola, corridoio per Calaiò che chiude triangolo, Vergassola vuole l'1-2, poi va a largo Ghezzal, controllo inguardabile, Javier Sanetti, Cambiasso, buona l'apertura per Figo, Ibra parte in posizione regolare, ha chiuso Brandao, era appena rientrato da fuori gioco, forse un po' in gioco, forse no, adesso è addirittura sdraiato a terra Ibra. Galloppa, cerca Calaiò, colpo di testa di Samuel, Jarolin, Coppola, mi sa che non ce la fa Ibra, Ghezzal, tutto lo stadio grida Ibra, Ibra. Ficagna, c'è un clima veramente divertente, di grande festa. La partita è quello che è, ma insomma lo si sapeva anche prima perché è una partita che non conta niente. Ibra saluta il suo pubblico a testimonianza insomma che qualche piccolo screzio qualche settimana fa è già dimenticato. Galloppa in area di rigore, galloppa ancora, cerca il dribbling tre volte, galloppa, non passa, poi rinvio di Samuello col tocco di Chivu, colpo di testa a liberare di Portanova. Io vi dicevo che c'è un gran bel clima qui a Milano, c'è voglia di festeggiare, una buona idea quella della Lega di limitare la contemporaneità alle ultime due domeniche così da permettere a tutti di poter godere fino alla fine del campionato insomma dei posticipi che permettono a tutti di vedere la propria squadra del cuore se siete interisti e comunque anche di poter passare una serata in tranquillità con una bella partita. Cambiasso, Figo, Balotelli prova a partire, poi allarga per Ibra, Ibra al volo di destro, Curci. Solo quando l'Inter viene in possesso di palla allora fa un movimento Ibra, invece quando ce l'ha al Siena si va sempre a toccare il ginocchio. Tanto è rimasto a terra, hanno scivolato Balotelli. Scivolato Balotelli. Sì, ma Ibra ho l'impressione che sia più preoccupato dal suo ginocchio, l'anno scorso gli ha dato problemi con l'infiammazione al tendine che della caviglia.
galoppa Giulio Cesare in calcio d'angolo. Galoppa è l'uomo più pericoloso, e se anche prima l'abbiamo visto dentro l'area nell'uno contro uno, e adesso calciare da fuori di controbalzo, trovare la porta, ma lì c'è sempre Giulio Cesare. Vediamo se ci tranquillizza, magari si tocca al ginocchio solamente così, ma senza nessun dolore Ibrahimovic. Tra poco andremo da Stefano De Grandis, questo è il gol di Balotelli e questo è Mourinho che dice di sì. Intanto c'è stata un'occasione per il Siena in seguito a calcio d'angolo, Portanova si dispera, pallone è terminato non di molto distante da Giulio Cesare. Questo è Ficagna, ecco il replay del calcio d'angolo con il colpo di testa completamente da solo di Ficagna che non trova la porta, anzi di Portanova che non trova la porta. Ma ha sbagliato Fabio, sì, era completamente da solo, era solo, stava a centrare la porta lì. È pronto il rinvio ancora a Giulio Cesare. Cordoba, tocco di Brandao, poi del Grosso, attaccato da Figo che gli mette il pallone in fallo laterale, rimesso in gioco ancora per il Siena. Imperturbabile Mourinho, galoppa, palla che arriva a Ibra, imperturbabile in questa circostanza, che poi nel corso dell'anno è stato tutt'altro che imperturbabile Mourinho. Il rinvio di Curci che come detto ha un problema, quindi non ha facilità nel calciare. Balotelli, Ibra in fuorigioco, viene segnalato, lo sapeva benissimo di essere in fuorigioco, è arrivato con un pizzico di ritardo, è arrivata la segnalazione ma è rientrato da una posizione di fuorigioco, non ce la fa, richiede cambio Ibra. Tra poco andiamo da Stefano Jarolin, Stefano De Grandi si intende naturalmente, dentro per Calaiò, attaccato da Cordoba che riesce a passargli davanti. Cordoba con Calaiò, Cordoba a protezione del pallone, sempre lui, sempre Cordoba. Poi il rinvio di Samuel, palla in fallo laterale, Stefano De Grandi a bordo campo. Stefano, c'è questo match continuo fra Ibrahimovic che rimane in fuorigioco, chiama l'allenatore, chiede il cambio, Mourinho chiede a Baresi quanto manca. Ieri in conferenza stampa Mourinho aveva detto: non ho una punta di riserva, eventualmente farò giocare Materazzi là davanti, chissà se davvero lo farà. L'altro che si sta riscaldando è Santon, ovviamente in quel caso Javier Zanetti tornerebbe a centrocampo e sarebbe un 4-5-1, il primo a entrare, te lo confermo, è Santon. Vediamo se è proprio al posto di Ibra. Pallone girato per Ficagna, intervento deciso di Chivu, secondo palo Ghezzal, arriva ancora Ficagna ma non ce la fa a rimetterne in mezzo. Bravi Ficagna e Del Grosso nella spinta, Fabio, anche nel cross qui era contrastato vivacemente, arriva Ghezzal sul secondo palo, ma veramente sempre propositivi, un buon piede soprattutto Del Grosso. Colpo di testa fuori dunque di Ghezzal. La famiglia dall'Algeria è arrivata alla periferia di Marsiglia, inutile dire che lui è cresciuto quindi con il mito di Zidane, che aveva le stesse origini, calmucco se non sbaglio Zidane, ha iniziato prestissimo, poi si è messo a giocare in terza divisione francese, si è molto arrabbiato Ibra, hai visto? Continuava a dire non mi cambi a Mourinho, pensavo di uscire lui. Penso anch'io, sì, invece esce Figo. Si continua a toccare dietro il ginocchio e dietro l'adduttore destro Ibra. Galoppa, va in copertura Cordoba, arriva al traversone, doppia deviazione, ancora Cordoba. Zanetti, come detto, è andato a centrocampo e Santon ha preso il suo posto, che è quello naturale di terzino destro, anche se poi il suo calo, il calo che ha sottolineato Mourinho, l'ha avuto proprio quando è passato da sinistra a destra. Quando si è fatto male Maicon. Sì, quando lui è passato da sinistra a destra, secondo lo stesso Mourinho che l'ha detto, il bambino ha avuto un po' di calo. È pronto ad andare ancora a galoppa. Eccolo pronto al cross. Pericoloso, toccato da Stankovic direttamente in calcio d'angolo. Chiede scusa a Balotelli, Stankovic, Balotelli evidentemente si era fatto sentire perché era sulla traiettoria, ma Stankovic ormai era partito, non si è riuscito a fermare. Quasi 19 minuti, 2-0 per l'Inter. Cambiasso Balotelli.
Colpo di testa ancora tentato da Portanova, contrastato da Balotelli, di nuovo calcio d'angolo, terzo consecutivo. Altro traversone su Portanova e altra uscita di Giulio Cesar. Sfrutta sempre bene anche il Siena, al corso del campionato l'ha sfruttato di spesso i calci piazzati il Siena, proprio perché ha gente che salta. Salta bene, Portanova è un grande saltatore. Il Calaiolo che salta bene, ti può dare sicuramente Ficagna dei problemi. Salta. Ficagna, Brandão, insomma, come porta avanti anche i difensori centrali. Sanetti, Cambiasso, Muntari, a largo, Kivu, Samuel, Cordoba, Santon, Muntari, Santon, Cordoba, Santon, Cambiasso, corridoio per Stankovic, Ibra, resta in piedi là da dentro ancora Stankovic, mamma mia che idea del grosso, anche da fermo perché ha messo in grande difficoltà del grosso che aveva questa palla che gli girava dalle spalle praticamente. C'è calcio di punizione intanto per il Siena, Stefano Grandis da bordocampo. Stefano, eh sì, c'è un caso nella partita, se vuoi, questo match, questo testa a testa continuo fra Ibrahimovic e Mourinho. Prima, nel caso della sostituzione, forse lo avete visto, lui ha guardato il cartello, aspettava il suo numero, non l'ha visto, si è arrabbiato, ha detto non mi cambi, ha aggiunto anche un complimento abbastanza irripetibile, però Mourinho non l'ha cambiato. Adesso ha spostato al centro anche Balotelli, una sorta di 4-4-2, anche se Muntari non è che è andato in fascia a sinistra, e vedremo se vincerà Ibrahimovic e riuscirà ad uscire. Intanto c'è un po' di ammutinamento, nel senso che Ibrahimovic rientra quando non deve rientrare, va in fuorigioco, insomma una partita nella partita. È una specie di rap il suo, non mi cambi e no che non mi cambi e non mi cambi, l'hai visto quando ne parlavo. Pallone per Kivu e ci sarà ancora rimessa dal fondo per Giulio Cesar. Intanto ci sono 74.000 spettatori praticamente oggi, quasi tutto esaurito se escludiamo i settori che sono lasciati per ordine pubblico, anche se oggi non ce n'è veramente bisogno, infatti i tifosi del Siena alla fine sono mischiati con quelli dell'Inter. Fallo ai danni di Coppola da parte di Balotelli, calcio di punizione, continua a toccarsi dietro il ginocchio Ibrahimovic. Galloppa. Si scontrano Samuel e Cordoba, non riescono comunque a contenere il possibile inserimento di Calaiò. Coppola. Galloppa, Coppola, Ficagna, si corricchia, Ficagna invece allunga la falcata, arriva fino in fondo, ecco il traversone pericoloso, è riuscito a metterlo fuori Samuel, poi lotta Vergassola, Cambiasso mette fuori, Muntari, deve rifare un po' la convergenza al sinistro stasera Muntari che ha sbagliato un sacco di appoggi. Sì, molto impreciso questa sera Muntari, che adesso è venuto a giocare su questa posizione esterno a sinistra, creando un 4-4-2. Vergassola, Calaiò, arriva la chiusura, Javier Sanetti, Balotelli, Javier Sanetti, grande disimpegno del capitano, Cambiasso, Kivu, Balotelli, prova l'apertura per Ibra, arriva però la chiusura di Brandão, Portanova, Galloppa, riscattato da Siena, dalla Roma dopo un prestito. Il pallone è gestito ancora da Cambiasso, Samuel, Muntari, Javier Sanetti, Cambiasso, Javier Sanetti, Santon, Cordoba, Javier Sanetti, Cambiasso, arriva la chiusura di Vergassola, poi il pallone profondo per Calaiò che viene incontro, dentro ancora per Jarolin,
e la palla termina in fallo laterale. Ah, il boato è perché Mourinho, su chi non salta il rosso nero, Mourinho davanti alla panchina si è messo a saltare. Cordoba, e forse ha dato l'impressione, perché il pubblico ha esultato come se stesse partecipando, in realtà Mourinho invece sta seguendo ancora la gara. Kivu, Vergassola di forza di portare il pallone, tutto regolare, arriva il traversone di Jarolin, cercato Galloppa che stacca ma Santon lo ferma. Javier Zanetti, va via Zanetti che accelera, dentro ancora Zanetti che mette turbo, accelera ancora Zanetti e poi da dentro Ibrahimovic. Arrivata la chiusura di Brandao. Coppola, Galloppa, Jarolin, arriva a sostegno Ficagna che è pronto a traversone. Eccolo il pallone per lo stacco di testa con grande scelta di tempo stavolta di Ghezzal, che non trova però la porta. Non so se questo saltellino fosse un po' di disappunto oppure se partecipasse al salto del pubblico, no, però il boato c'è stato. Secondo me l'ha entrato un po' in casa, salta con noi José Mourinho, allora lui un saltellino l'ha fatto. Dicevo di Ghezzal, Cirapolo l'ha portato al Crotone, poi Prosesto, Biellese, 20 gol nella stagione con il Crotone 2007-2008, capocannoniere della C o prima divisione se preferite. Cordoba, Santon, Corricchia, Ibra, Brandão mette lontano, Galloppa, Ghezzal prova ad andare via, si rialza in tempo Cordova che recupera poi con un guizzo e alla fine allontana e rovesciata e prende anche lui la sua razione di applausi. Vergassola, Galloppa, ancora un traversone protetto, Giulio Cesar senza problemi. 26 minuti di gioco, 2-0. L'Inter sta festeggiando il suo 17esimo titolo, arrivato aritmeticamente dopo la sconfitta di ieri del Milan. Javier Zanetti, Cambiasso, Muntari, Cordoba, Stankovic, Cambiasso, Ibrahimovic, colpo di testa di Cambiasso, poi quello di Balotelli. Prova ad andare via Balotelli, grande giocata, doppio passo, Balotelli gioca ancora con le gambe e si porta il pallone forse in fallo laterale, ma Guadagnino dice che si continua a giocare, poi Balotelli prova ad andare in contrasto con Portanova. C'è stato un contrasto abbastanza deciso, Portanova si avvicina a Balotelli, gli dà un'occhiata e non mi sembrava avere intenzioni amichevoli. E qui vediamo Balotelli che secondo me cerca la giocata, non gli viene. Allora si arrabbia un po', il pallone lo tiene in campo, si arrabbia un po' e va in contrasto duro e inutile con Portanova. Non dico nulla, Fabio. Infatti Portanova l'ha guardato come per dire, ma che ti mette a fare? Nel senso, prima hai fatto una bellissima giocata, nessuno ti ha detto nulla, sei stato bravo perché hai fatto anche tu tutto. Poi quando ti rubano la palla non è necessario sempre affondare il tackle. Soprattutto in questa maniera quando l'hai già persa. Galloppa, Ibrahimovic adesso ha cominciato a chiedere l'arbitro, informa Alessandro Ferrari in coordinamento, quanto manca alla fine, non vedo l'ora di andarsene, non vedo l'ora di uscire Ibrahimovic. Evidentemente un po' di loro lo sente, che vedo che trascina ancora un po' la gamba. È strano proprio che se uno ha male, Fabio, ha male, non tenta neanche le giocate, magari ha un piccolo indolenzimento. Calaiò,
Bergassola, non credo che abbia previsto appuntamenti prima delle 11:30. No, deve star qui. Kivu. Prova ad andare via, l'ultimo a toccare la rimessa laterale per il Siena. Sta per entrare in campo Mancini. Ecco, per lui con Quaresma una stagione complicata. Esce Balotelli. Mancini adesso. Adesso vi prego, stiamo su Ibra e vediamo che succede. Ecco il cambio fuori Balotelli Ibra. Si è contenuto. Standing ovation per l'altro bambino, Mario Balotelli. E occhiolino di Ibra. Grande gol di Balotelli, grande giocatore, grande classe, assolutamente. Grande barbiere, parrucchiere, dico il suo. Rimessa laterale ancora per il Siena. Ficagna. Coppola. Si libera per il sinistro! E ancora un palo del Siena. Era un grande sinistro quello di Manuel Coppola. Ha perso anche il parastinco. Altra palla all'interno dell'area di rigore, almeno un gol il Siena lo merita, ho preso due pali clamorosi con Calaiò e Coppola. Contrasto di Vergassola su Montari. Ficagna. Coppola. Ha chiesto scusa a Vergassola perché il tackle era deciso. Ficagna. Vergassola. Vuole 1-2. Palla di Jarolim. Galloppa! Giulio Cesar. Santon. Contropiede per Mancini. Prova ad andare Mancini. Dentro per Ibra, sbaglia tutto. Beh, il primo pallone, dai, si può anche sbagliare. Il primo pallone si può sbagliare. Galloppa, Coppola. Il pubblico però non perdona niente a Mancini, assolutamente. Galloppa, attaccato da Cambiasso, che gli porta via il pallone di forza, poi va Mancini. Vediamo se tenta il suo doppio passo. Mancini la passa per Ibra in area di rigore. Slata! Adesso voglio vedere se ringrazia Mourinho che gli ha permesso di inseguire ancora il titolo di capocannoniere. Sì, non ha esultato tantissimo su questo gol. La scaricata dentro di sinistro, va a ringraziare Mancini che gli ha dato l'assist. Ancora una volta controllo e tiro in mezzo alle gambe del portiere. Tutto facile per Ibrahimovic. Ho l'impressione che Mourinho stesse dicendo alla panchina. Hai visto, l'ho tenuto dentro. Ha fatto il 22esimo gol e si rilancia per la classifica dei cannonieri. 22 gol, non ha mai segnato così tanto Ibrahimovic e con questa regolarità era sempre stato un giocatore fortissimo, ma è diventato un fenomeno quando è riuscito a essere più freddo sotto porta. La cosa che gli diceva sempre anche Capello, tra l'altro. Stefano De Grandis da bordo campo. Stefano, guarda, è stato molto divertente perché ha fatto gol, Mourinho è saltato come se fosse il gol che sblocca la partita fondamentale. Attenzione. Adesso c'è una scena divertentissima perché Orlandoni deve esordire e allora Stankovic fa finta di essersi stirato, Orlandoni lo ha mandato a quel paese perché ha detto no. E comunque Ibrahimovic deve giocare fino alla fine e infatti vedo lì che è contentissimo di questa cosa, guardalo. Adesso non creiamo polemiche, non ci devono essere. Assolutamente. È una cosa che no. Così ci stiamo divertendo a vedere questa cosa. Parliamo di questo ragazzo che sta uscendo, va. Giulio Cesar, questa non è una standing ovation, questo è un tripudio. Tutto meritato. Viene portato in trionfo Giulio Cesar. Tutto meritato, una stagione incredibile. Perché l'Inter si è basata molto sul portiere, perché ha fatto delle parate strepitose, ha tenuto tante volte il risultato in equilibrio, ha salvato la squadra all'inizio, alla fine della partita, parato con grande continuità, veramente strepitoso. E anche un filo commosso Giulio Cesar per come il pubblico lo ha salutato. E al suo posto Orlandoni che fa il suo esordio. Punizione pesante nel punteggio per il Siena. Del Grosso. Anche eccessiva per quello che abbiamo visto. Sì, perché insomma il Siena ha giocato, ha preso gol sul finire del primo tempo, quello poi l'ha condizionato un po', ha cercato sempre di fare fuori gioco nel secondo tempo, ha avuto le occasioni per accorciare la partita dopo il gol di Balotelli, non ci è riuscito, un po' sfortunato. Galloppa. Ghizzali. Del Grosso. Cambiasso prolunga in qualche modo, Kivu per Stankovic.
L'apertura poi è per Santon. Mancini. Palla verso Ibrahimovic. Brandão. Eccolo qui Giulio Cesar che prende l'abbraccio di tutti, il ringraziamento anche di tutti, perché soprattutto nel momento di leggera flessione dell'Inter ha tenuto in piedi la squadra con le sue parate. Coppola. Va profondo. Ghezzà la mette giù. Cerca il tiro a giro. Orlandoni in calcio d'angolo. Grande giocata di Abdelkader Ghezzal. Eh sì, perché ha cercato di sorprenderlo. Adesso dice qualcosa all'arbitro, non riesco a capire che cosa. Di sorprenderlo sul secondo palo. È bravo Orlandone a recuperare il passo giusto, a distendersi, ad allungare questa palla sopra la traversa. Subito impegnato. Calcio d'angolo battuto non bene da Jarolim. Mancini per il contropiede ancora dell'Inter. Ibra prova a servire in qualche modo Muntari, che non riesce però ad arrivare sul pallone. La rimessa laterale per il Siena. Palla per Portanova, che si era sganciato in avanti. Calaiola ha chiuso un lungo triangolo. Santon. Sanetti. Cordoba. Stankovic. Che aggancio, posizione regolare secondo me di Ibra, segnalato fuori gioco, ma qualche dubbio che aveva fatto un mezzo passo indietro per restare in linea. Se è fuori gioco e potrebbe essere veramente di poco, invece c'è. Da qui avevo avuto un'impressione diversa. Bravo Di Fiore, che è la seconda volta che ci frega, anzi mi frega. No, ma anche nel primo tempo è stato bravo. Sì, è stato bravo l'altro, sì, Franzi. L'altro. Galloppa. Colpo di testa di Samuel e poi arriva Orlandoni. Samuel e Cordoba bene, si danno sempre copertura anche su questa giocata su Calaiò, che si era spostato molto bene alle spalle di Cordoba. Samuel puntuale. Guarda che falcata Santon, che accelera e poi scivola e si fa pure male. Campo nelle ultime giornate terrificante, mamma mia, perché è pericolosissimo così, perché tu pensi di avere l'appoggio, poi arrivi su una zolla che non è appoggiata per terra e vai lungo e quindi non controlli neanche la caduta. Anna Billota, portocampo. Anna, una scena non bellissima sulla panchina del Siena. Poco prima di subire il terzo gol, Giampaolo aveva chiesto ad Amoruso di entrare in campo e lui si è rifiutato. Ibra. Kivu. Ha cercato Mancini dalla parte opposta. Mancini uno contro uno. Sinistro. E palla ribattuta. Galloppa. Sanetti. Va via Javier Sanetti. C'è l'inserimento di Muntari. Sanetti rientra sul destro. Colpisce Muntari che è fuori gioco. Calcio di punizione. Lascia proseguire l'arbitro per il vantaggio. Vergassola. Galloppa. Sbaglia il tentativo di profondità. Mancini. C'è Muntari in fuorigioco. Va da solo Mancini. 37 minuti. Santon che si è ripreso. Stankovic che stava per perdere palla. Cordoba attaccato da Calaiò. Samuel. Kivu. Cambiasso. Amoruso ha avuto pochissimo spazio in questo Siena, il suo undicesimo cambio di maglia, è arrivato in inverno, a gennaio, ma... però rifiutarsi di andare in campo in questa partita qua, sì, può avere tutte le motivazioni, ma non le capirò mai, Fabio, mai. Soprattutto io dico sempre che vale sempre la stessa cosa, tu sei pagato per fare quello che devi fare, non è che stai facendo un piacere a me a giocare, o sbaglio? No, ma tu sei un professionista, ma stiamo parlando sempre di esempi, che devi dare degli esempi a chi ti guarda, insomma. Ibra mi sa che vuole battere il record, il suo se non sbaglio è 113 all'ora contro la Fiorentina, sì. Il record di questo stadio dei tiri che sono stati, diciamo, di chi?
Adriano. 147 all'ora contro il Palermo, traversa la palla che ritorna a centrocampo. È pronto Ibra. Barrierona. Forse si era anche avvicinata. Poi Ibra prova a cambiare gioco, la chiusura di Vergassola. Possibilità di contropiede, ma grande anticipo di Cordoba. Applausi anche per Ivan Ramiro Cordoba. Stankovic la mette giù. Kiwi. Stankovic. Cambiasso. Ibra in fuori gioco, calcio di punizione. Eccolo lì Ibra. Sta facendo del camping in fuori gioco adesso, perché è sempre dolorante quando rientra. Colpo di testa di Samuel. Galloppa. Perde il controllo del pallone. Cambiasso. Muntari. Riparte Ibra. Eccolo il suggerimento per lui. Curci fa in tempo. Ibra sta dicendo: ma perché me l'hai messa laterale a Muntari? Dammela in mezzo. Non è mai contento. No, però è il suo bello, secondo me. Dai. Grandi campioni, bisogna accettarli con la loro personalità, che fa parte del fatto di essere grandi campioni. Apertura di Ghezzal. Riesce a tenere il pallone in campo Galloppa. Arriva il traversone a cercare ancora Calaiò. La palla passa. Alle spalle di Calaiò c'è Vergassola. Muntari lo prende. Coppola. Vergassola. Ficagna. Cross messo fuori da Cambiasso. Mancini cerca l'aggancio difficile. Coppola, non gliene perdonano una. Non, i due acquisti più importanti di lui, Mancini è Quaresma. Quaresma. Pallone per Ghezzalla. Arriva il traversone che esce dalla parte opposta. Chivu. Finta su Vergassola per andare via. Stankovic. Cambiasso. Santoni. Meno di 5 minuti e poi l'Inter festeggerà in maniera ufficiale il 17° titolo. Santoni. Mancini. Santoni. Cordoba. Orlandoni. Vergassola la mette giù. Visto che mancano meno di 3 minuti, caro Beppe, comincio a farti qualche domanda sulle famose pagelle che tutti gli anni facciamo della squadra campione d'Italia. Galloppa. Sinistro e palla sul fondo. Cominciamo da Mourinho. Voto a Mourinho. Mourinho voto 9. Perché? No, perché secondo me nei momenti di difficoltà, con le sue dichiarazioni, come è riuscito a tenere il gruppo saldo e compatto, dando anche degli esempi, non dimentichiamoci mai che ha lasciato fuori Mario Balotelli per un mese intero, per quando voleva andare via dall'Inter. Quelli sono esempi che poi tutto il gruppo ne trae beneficio. Quindi la gestione degli uomini secondo me è stata fondamentale per la vittoria del campionato. E poi se tutti i giocatori che hanno giocato con Mourinho ne parlano bene, motivo ci sarà, no? Certo. Può essere mica un caso. Muntari, Ibra, liscio, aveva cercato di mettere il pallone subito dentro per Mancini. Sì, si è toccata con l'altro piede. Il capitano, Javier Zanetti. Ma è il simbolo di questa squadra, anche lui un voto alto sicuramente. 8 e mezzo, insomma, fai tu. Sicuramente ha fatto ancora una grandissima stagione, non ha saltato una partita. Campionato, Coppa Italia, Champions League, sempre presente a destra, in mezzo al campo, assolutamente determinante. 3200 minuti in campionato per 35 presenze, una in più di Giulio Cesar, questo mi sembra che la dica lunga. Ibra. Ibrahimovic 10. Mi sembra che ogni commento al voto sia superfluo. Sì. Esteban Cambiasso. Cambiasso è lo stesso voto di Zanetti. Quindi 8 e mezzo, sì, perché
vanno in simbiosi secondo me questi due ragazzi, anche fuori dal campo sono amici, si vogliono bene, incarnano veramente lo spirito della squadra e l'attaccamento alla maglia, ecco, sicuramente cambiasso poi sotto l'aspetto tecnico, le qualità di questo giocatore le conosciamo, ma indubbiamente anche lui una grandissima stagione. Ibra, Curci la tiene lì, Stanković 8, perché l'ho detto prima in telecronaca, quando Mourinho si è convinto di giocare con il centrocampo a rombo è stato determinato in quella posizione, quindi veramente un grande voto per lui. Io gli do anche mezzo voto in più perché la stagione era cominciata in maniera veramente difficile, ti ricordi appena arrivò Mourinho dissero che lui era la spia dello spogliatoio di Mancini, che per questo non l'avrebbero accettato, che doveva andare via, perché le persone poi è stato vanno... rifiutato, cioè in estate era il più rifiutato d'Italia, perché non lo volevano di qua, non lo volevano di là, poi invece Mourinho ha capito che giocatore era, ha subito detto Mourinho, dopo pochissimi giorni, che sarebbe rimasto con l'Inter. Stanković gli ha dimostrato perché. Maicon è a mezzo voto meno di Ibrahimovic, però insieme a Ibrahimovic 9,5, sì, è stato determinante, insieme a lui, secondo me Ibrahimovic, Maicon e il portiere sono stati quelli che hanno fatto la stagione strepitosa. È una bellissima serata a Milano, una bellissima serata per i tifosi dell'Inter. Siamo contenti di potervi mostrare con voi tranquillamente seduti a casa la festa per il quarto scudetto consecutivo, terzo sul campo, 17° dell'Inter. Ivan Ramiro Cordoba. Cordoba 7,5, perché insomma a me è un giocatore che piace tantissimo, qualche alto e basso nel momento un po' di difficoltà dell'Inter, ma è un ragazzo eccezionale, ha saputo riprendersi molto bene e quindi anche lui un voto molto alto. Sulla e Montari. Montari come Cordoba, 7,5. Finisce qui, Inter batte Siena 3-0. Già da ieri sera l'Inter era aritmeticamente campione d'Italia per la 17esima volta, per la quarta consecutiva, terza sul campo come detto.